Ben trovati a Sottorete Campania, il format televisivo della FIPAV Campania che vi porta all'interno delle palestre dove si gioca, si vive lo sport che noi amiamo, cioè il volley. Buon anno a tutti e benvenuti ad Arzano, dove ad accoglierci c'è il presidente dell'Arzano Volley. Buonasera Lello Piscopo. Salve, buonasera e buon anno a tutti. Beh, parliamo di un argomento spinoso in questa trasmissione, perché parliamo delle strutture. Le strutture a volte fatiscenti, a volte non all'altezza, che non riescono a seguire quelle che sono le ambizioni delle società come l'Arzano, ma non solo. E proprio in questo palasport, dove si stanno allenando le ragazze impegnate nel campionato di B1 femminile, succedono cose strane. Succede ad esempio che questa tendostruttura non riesca ad essere appunto congeniale a quelle che sono le esigenze di una squadra di B1 a causa del freddo, del mancato riscaldamento, della condensa e certe volte, caro presidente, di qualche buco di troppo che fa entrare l'acqua, e a quel punto ci si fa le valigie e si va in un altro campo. È successo quest'anno. Però prima di accogliere la denuncia del presidente Piscopo, direi di andare immediatamente a goderci quella che è la copertina di questo primo Sottorete Campania dell'anno, che parla proprio del problema strutture. I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Piove nel palasport, Arzano deve migrare. È solo uno dei titoli comparsi sui giornali lo scorso 22 novembre, all'indomani dell'increscioso episodio che ha caratterizzato la partita del girone D di B1 femminile tra l'Uva Arzano ed Evoluzione Ostia. Sono bastati 84 minuti di gioco alle arzanesi per avere la meglio sulle avversarie ed agganciare la vetta della classifica. Tutto bene, anzi benissimo, se non fosse stato per il fatto che la partita non si è giocata sul campo di casa, il Palarea, bensì in una struttura di marca federale, la palestra C del Palavesuvio di Ponticelli. Perché? Piove sul bagnato, è il caso di dire, perché nonostante le ripetute segnalazioni sullo stato di scarsa manutenzione, nulla è stato fatto. Il maltempo ha definitivamente danneggiato la tendostruttura, provocando copiosi versamenti d'acqua sul parquet, tanto da interrompere una partita di calcio a 5 che si stava giocando nel primo pomeriggio del sabato, causando così anche il conseguente spostamento della gara di pallavolo. Purtroppo però quello che vi abbiamo appena descritto non è che la punta dell'iceberg. Lo stato di incuria in cui vertono la quasi totalità delle strutture sportive dedicate al volley campano è molto alto. Anche impianti molto belli e capienti come il Pala Iacazzi di Aversa presentano importanti problemi, quali la totale mancanza di riscaldamento che sta condizionando molto la vita della Glendina 2 femminile e della Mobilia in B1 maschile. Lo stesso bellissimo campo centrale del complesso del Palavesuvio di Ponticelli, che ha ospitato la nazionale femminile di pallavolo lo scorso 19 settembre, avrebbe urgente bisogno di manutenzione straordinaria. Non solo, ai problemi ai noi abituali dedicati alla manutenzione di strutture ormai antiche, si aggiungono la lentezza della burocrazia e della politica. Vedi la storia del polifunzionale di Soccavo, casa del Napoli Volley in B1 femminile, i canoni troppo alti per il fitto delle palestre scolastiche o le calamità naturali, come l'inondazione del fiume Calore che ha danneggiato il Pala Rampone di Benevento. Una situazione difficile, se non difficilissima, per le società del volley campane che operano sul territorio. Senza dimenticare che in Campania non esiste un impianto all'avanguardia per ospitare grandi eventi che attirino l'attenzione sul caso. Non resta che fare appello alla proverbiale arte di arrangiarsi del popolo campano, che nonostante tutto e tutti dà il meglio di sé per produrre, come abbiamo visto nel caso di Arzano, sempre buoni risultati. Allora, presidente Piscopo, la nostra Antonella Manfellotto ha toccato tanti argomenti, partendo dal Palarea di Arzano, ha un po'
toccato le corde di quella che è la situazione generale, ma com'è possibile che le società campane non riescano a dialogare con le istituzioni in modo da poter risolvere questo annoso, incredibile problema che un po' limita quella che è la pallavolo in Campania? Purtroppo succede questo in Campania, diciamo come prima hai raccontato tu, non è un fatto ormai di dominio pubblico, noi la penultima partita in casa pioveva nel palazzetto, siamo stati costretti ad andare via e voglio ringraziare pubblicamente, già l'ho fatto, ma voglio di nuovo ringraziare il presidente della FIPAV Campania, l'avvocato Boccia, il presidente FIPAV Napoli, Umberto Cavalongo, ma soprattutto gli amici della Molinari che in un batter d'occhio ci hanno permesso di giocare la partita a Ponticelli. Ad Arzano sì, manca la pecca di questo palazzetto è che manca il riscaldamento, perché poi come tu puoi notare questo è un bellissimo palazzetto fatto a su misura per noi, insomma, cioè nel senso che non è molto grande, quindi non è molto dispersivo, il parquet è un parquet di ultima generazione. Quello che non va bene in questo palazzetto è la copertura e il riscaldamento. Noi sappiamo che già da diverso tempo sono stati stanziati dei fondi per rifare la copertura della struttura. Ce lo stanno dicendo a dir vero da inizio anno 2015, diciamo, inizio anno appena trascorso. Però di questi lavori, di queste cose, non ne abbiamo ancora notizie, non abbiamo ancora proprio la percezione materiale. C'è da dire che Arzano ormai si sono insediati i commissari e sappiamo che quando un paese è commissariato, diciamo, nella politica cioè, è difficile trovare una persona con cui parlare per fare dei problemi, perché purtroppo qua in questo momento c'è la politica del non fare, cioè nel senso che meno cose si fanno, meno problemi possono essere. Presidente, quindi ma si può azzardare che tra Arzano e la Serie A il vero grande ostacolo, al di là dell'organizzazione, del roster, delle partite che vanno giocate, sia proprio quello dell'ansia che può derivare da una struttura che c'è, poi all'improvviso si allaga, c'è la condensa, bisogna andare via. Può essere questo l'unico vero grande ostacolo? Non è l'unico vero grande ostacolo, perché come hai detto tu, noi non è che stiamo a pensare che il palazzetto si può allagare o meno. Io ho sempre detto alle ragazze, insomma, noi vinciamo il campionato, poi vediamo quello a cosa andiamo incontro. Però ovviamente non si fanno questi calcoli all'inizio del campionato, non si fanno questi calcoli quando si fa una squadra. Però un po' di patema, come detto, c'è, nel senso che se noi andiamo in Serie A e presentiamo una situazione che il palazzetto praticamente durante una partita si mette a piovere, il palazzetto fa acqua da tutte le parti, sicuramente non ne usciremo bene, insomma. Io in B1 mi sono rammaricato tanto. Figuriamoci in Serie A, certo un parquet, un palcoscenico del genere della Serie A che comunque ti dà visibilità in tutta Italia, anche quello di B1 in realtà, però insomma ti dà qualcosa in più e quindi avremo mortificato il nostro paese ancora di più. Presidente, però Arzano non è l'unica città, è l'unica società che tra virgolette piange a causa delle strutture che spesso e volentieri mancano, perché anche ad Aversa, dove c'è un Palaiacazzi che tutto sommato è una struttura veramente importante per quelli che sono gli standard campani, succede qualcosa di strano, cioè succede che non c'è riscaldamento. Allora, una squadra di A2 femminile e una squadra di B1 maschile sono costrette ad allenarsi fuori da questo palasport e quindi giocare solo le partite in casa. A tal proposito abbiamo la nostra Anna Maria Iodice che è andata lì a raccogliere queste testimonianze di queste due società che tanto bene tutto sommato non se la passano, giusto per dire che tutta la Campania è paese, il servizio. Il Gotha del volley campano è tutto racchiuso qui nella città di Aversa ed il Palaiacazzi che vedete alle mie spalle è la struttura che ospita le partite casalinghe della New Volley Aversa e della Volleyball Aversa. Un impianto creato per i grandi eventi dello sport ma che oggi ha delle gravi carenze. Mancano i riscaldamenti, si sta al freddo, problemi seri per le due società che potrebbero addirittura pregiudicare quello che è l'attuale cammino nei rispettivi campionati ed anche in quelli futuri.
Il tempo di attesa è terminato, c'è necessità che si possa tornare a vedere la struttura piena di tifosi festanti e non semivuota come negli ultimi tempi, ed allenarsi e giocare con regolarità, lasciandosi alle spalle ogni timore che è costantemente presente, come spiega il tecnico della New Valle Aversa, Luciano Della Volpe. Non si può più andare avanti in questo modo. E lo sport di alto livello, ma qualsiasi sport direi, è impossibile farlo in queste condizioni. Fare allenamento con giubbini, cappotti, rischiare infortuni gravissimi di cui la mia squadra ha avuto, e davvero è diventata una situazione insostenibile. La New Valle e la Volleyball Aversa sono disposte a qualsiasi intervento purché i disagi possano sparire ed allenamenti e campionati riprendere senza penalizzare le due società che rappresentano un vero e proprio patrimonio per la città di Aversa. Non possono però farlo da sole, ma con il sostegno e l'impegno delle istituzioni. Io credo che le istituzioni, al di là che ci sia il commissario attualmente ad Aversa, debbano comunque interessarsi di questa problematica, perché il commissario sostituisce un sindaco. Vorrei chiedergli udienza per andare a porgli questa situazione. Io, mia moglie, il presidente dell'Aversa di B1 maschile, dobbiamo andare lì tutti insieme e dimostrare a lui che effettivamente fare lo sport in questo modo non è da città importante quale è Aversa. Quello di Coach Della Volpe è un grido d'allarme e allo stesso tempo un grido d'aiuto che, se inascoltato a lungo andare, potrebbe portare a risvolti davvero clamorosi. Mancano tantissime cose, ma se la città di Aversa dovesse mancare la propria pallavolo, che cosa accadrebbe? Veramente noi rischiamo di dover andare via a malincuore, e quindi, perché non è possibile allenarsi in queste condizioni, è umanamente impossibile. Presidente, anche ad Aversa non se la passano bene, però torniamo alle questioni del Palarea, alla questione Arzano. Che cosa si sta facendo nel concreto? Abbiamo notato che, diciamo, il tetto, se così si può chiamare, della tendostruttura è parecchio rattoppato. Ecco, è stato preso qualche accordo col comune, si prova a velocizzare qualche lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria, o purtroppo si va avanti un po' a vista? No, vabbè, io devo dire che dopo gli ultimi accaduti, insomma, fortunatamente il problema della pioggia, almeno spero, sia stato risolto con questi rattoppi che tu menzionavi prima. Per quanto riguarda Aversa, noi con Mobilia e con Anivolle, insomma, siamo molto solidali. Questo non ci deve rallegrare, perché praticamente in questo caso non possiamo dire mal comune mezzo caute, anzi noi tutti dobbiamo far sentire la nostra voce e dobbiamo fare in modo che le istituzioni sotto questo punto di vista ci ascoltino, perché praticamente noi facciamo tantissimi sacrifici per i nostri paesi, io per Arzano, loro per Aversa. Noi portiamo il nome del nostro paese in giro per l'Italia, e quando le squadre poi vengono a giocare qua ad Arzano, noi dobbiamo dare l'immagine di quello che poi effettivamente è il nostro paese, perché non è vero, insomma, che Arzano è tutta sgarrupata, come si diceva nel libro Io speriamo che me la cavi. Anzi, Arzano è un paese dove comunque volendo si sta bene, e dobbiamo tirarla fuori questa immagine, insomma, e portarla poi in tutti i campi. Mi dispiace, però qualche tempo fa Arzano, per giocare la Serie A, ha dovuto traslocare. C'è un po' di preoccupazione al riguardo? Ti racconto una cosa: questa struttura qua è nata proprio per giocarci il campionato di Serie A2, perché quando Arzano ha vinto il campionato di B1 è andata in A2, non c'era una struttura adatta a ospitare questo tipo di partite. E allora fu progettata questa struttura, che doveva essere una struttura veloce, costruita in modo veloce, e in modo che l'anno successivo da poter svolgere le partite casalinghe. Fortuna sfortuna, non lo so, volle che Arzano quell'anno vinse il campionato, dalla 2 andò in A1. Quindi questa struttura per la 1 non era assolutamente omologabile, mentre per la 2 era buona, e quindi siamo stati costretti ad andare a Casoria. Poi tutti sanno, insomma, quello che è successo, l'ascesa poi dalla 1 in A2, poi il titolo è andato a Milano, vabbè, tutte queste cose qua che è inutile stare qui a ricordarlo. E questa struttura è rimasta, diciamo, abbandonata. Quando noi poi dalla B2
siamo andati in B1, il sindaco di allora, insomma, decise di mettere mano di nuovo a questa struttura e fece dei piccoli accorgimenti che c'erano da fare per ottenere l'omologazione dei vigili del fuoco. Infatti noi qua in questa struttura abbiamo giocato, questo dobbiamo dire anche grazie ai commissari precedenti, perché questa è la seconda volta purtroppo che Arzano viene commissariato, però i commissari precedenti praticamente hanno messo mano alla struttura, l'hanno sistemata e grazie poi al sindaco che ha continuato la loro opera, insomma, l'hanno resa vivibile, diciamo, nel senso che si è avuta l'omologazione dei vigili del fuoco, si è avuta l'omologazione dei... Quindi tutto sommato in passato c'è stato qualcosa, adesso bisogna compiere un altro passo. Adesso bisogna compiere un altro passo, sì. Io spero tanto che il problema del tetto venga risolto, cioè nel senso che con una nuova copertura si potrebbe veramente risolvere la situazione, perché poi da come ho capito ci dovrebbe essere un doppio telone con dello schiumato dentro che comunque serve anche a per la trasmissione del calore e del freddo, a mantenere caldo e freddo, perché anche poi a sonorizzare l'impianto. Questo poi è un problema che non abbiamo affrontato: alle nostre spalle si stanno allenando le ragazze tutte clamorosamente in calzamaglia, qualcuna addirittura quasi in passamontagna. Questo la dice lunga sul clima, tra virgolette, che si respira nella palestra, che diventa complicato e sempre a rischio infortunio. Diciamo sì, questo sì, questo di sicuro. Diciamo che comunque, bene o male, però le ragazze sanno come combattere questa cosa, ormai sono tanti anni che stanno con noi. È un problema sicuramente, ma non tanto per loro che stanno in movimento, io il problema lo pongo per il pubblico che quando viene il sabato, insomma, stare là sopra agli spalti immobile un paio d'ore non è facile. Assicuro che non è facile. Mentre loro stanno in campo comunque bene o male si riscaldano, stanno sempre in movimento. Vedere la partita in un clima del genere, insomma, non deve essere semplice. Allora, dopo questo preambolo, noi ci prendiamo un piccolo break per la pubblicità, rientriamo, perché dopo aver parlato magari delle carenze istituzionali andremo a toccare altri argomenti riguardanti sempre le strutture. Parleremo di calamità naturale e forse della follia di qualcuno che vuole impedire ad una società di pallavolo di svolgere la propria attività. Pubblicità, tra poco.